Non smetterò mai di annunciarvi come Gesù sia davvero ritornato in me il 4 giugno del 40 e come e quando se ne sia anche andato al termine del 21 dicembre del calendario Maya, non riconosciuto ora dai cristiani come non lo fu dagli ebrei nell'atteso Messia. C'è una cosa che io non smetterò mai di ripetere. Esiste la pienezza del tempo. Noi, quando fissiamo dei cicli unitari, abbiamo definito anche la durata intera. Essa riguarda tutte quante le condizioni che esistono come condizioni unitarie. Si compongono e combinano tra di loro. Per esempio, quando noi moltiplichiamo 2016 anni e moltiplichiamo il 2000 per 16, lo combiniamo proprio con il quantitativo dimensionale 16, che risulta il piano 4x4, che carica la realtà 4 di un valore di area. È lo stesso contenuto che noi abbiamo quando consideriamo che 10 elevato a 4 esprime in modo parabolico, matematico, tutto il valore unitario di una realtà poggiata su 10 e che ha le quattro dimensioni, una del tempo e tre dello spazio, tanto che si riduce a 1000 unità, millesime, cioè a 10.000 unità decimillesime, ma che se noi non le vediamo in un ciclo intero 10, perché il ciclo va e poi si chiude, ma solo nella parte avanzante, e solo la parte avanzante del ciclo 10 è 5, e quindi lo vediamo come 5 elevato a 4, 5 elevato a 4 è esattamente 625. E allora abbiamo che la quantità 10.000 che si carica su un quantitativo 625 pari a 5 elevato a 4, si carica di un valore 16 per ciascuna delle 625 unità. Ora, caricare un moto unilaterale del valore 16 significa proprio combinarlo, combinare i 2000 anni, proprio per quel valore di carica. Nel numero sembra essere la somma di 1000 più 1000 caricato di 16 in anni come somma, ma in effetti, tenendo presente che tutti i numeri sono dimensioni di una base 10 unitaria, quando noi esponiamo tutte le quantità sulla base 10, vediamo che 10 elevato a 2000 per 10 elevato a 16 combina la prima quantità con il valore della seconda. Quindi è proprio una combinazione che, poiché la base è sempre la stessa, 10, nella dimensione delle decine risulta essere una somma. Ma quella somma espressa nei valori decimali, in effetti, è una pura combinazione di tutte le quantità che hanno sempre la stessa base. Per cui quando noi andiamo a sommare a millenni i 16 anni di carica e poi mezzo anno, cosa facciamo quando rimaniamo in un intero che è definito fino a 2016,5 anni? Che valore ha quel virgola 5 anni? Ha un valore che è esattamente questo. Si esprime tutto quanto quello che abbiamo visto prima, combinandolo con 10 elevato a mezzo anno, perché un anno è un ciclo e noi dobbiamo considerare dunque solo la parte avanzante del ciclo dell'anno, se vogliamo rimanere nel moto unilaterale.
e combinando i 2016 anni con mezzo anno, noi vediamo il valore combinato riferito solo a mezzo anno. Il valore intero sembra che ci dà ragione dell'anno e noi lo consideriamo il fatto unitario dell'anno, ma il fatto che a 2016 noi andiamo a sommare mezzo anno indica che a 2016, esponente della base 10, noi moltiplichiamo un valore pari alla base 10 elevata a mezzo anno, ossia nell'unità calcolata in anni noi andiamo a definire solo i quantitativi avanzanti per mezzo anno. E quando infine aggiungiamo il valore 25, che è quello assoluto di 100 quarti, laddove il valore assoluto della nostra realtà costruita sul ciclo 10 è il valore assoluto dell'area 10x10, o se considerate presente soltanto un valore 10 in un cubo che sia 10x10x10, ma poi considerate anche che avanza per 10, e dunque quella presenza 10 in linea che poi avanza per 10, avanza come 10x10 100, capite bene che la nostra dimensione reale si imposta su un contenuto assoluto 100 che esiste identico, sia ammassato tutto quanto in un'area, sia espanso tutto interamente come il flusso 10x10 100. Quindi c'è il 100 espresso tutto in energia, come quella che moltiplica all'azione 10 l'azione uguale contraria 10, tanto da portarla a 100, e anziché tutto questo 100 posto tutto in linea, quando l'area non è 10x10 ma è 1x1, e allora se il contenuto è 100 ma l'area non è più 10x10 e si presenta 1x1, il 100 è costretto a muoversi tutto in una linea che vale 100 e si moltiplica per un'area che non è più 10x10 ma è 1x1. Ecco, vedete, quando tutti i numeri valgono così si arriva proprio a definire con certezza scientifica che la pienezza del tempo riguarda un valore iniziale che combina proprio il contenuto assoluto in 10 quarti. Perché quarti? Perché la presenza della realtà a 4 dimensioni è unitaria quando è 4 volte un quarto, e quindi noi dobbiamo considerare il tempo un quarto come il tempo della presenza. Quando il valore assoluto dell'area o del flusso è 100, ecco che la parte esistente in una dimensione 4 è solo una delle 4, e quindi è 100 quarti, è 25, e abbiamo dunque il primo dato assoluto che vale per conto suo, che deve combinarsi poi con gli altri. Il primo dato è la presenza 25 in giorni, e qui abbiamo una conferma strepitosa proprio di quello che è scritto in Bibbia, che Dio ha costruito il mondo in 7 giorni. Ma quando andiamo a dare valori di Dio al tetragramma di Yahweh, che vale 26, scopriamo che questo 26 che cos'è? Quando abbiamo calcolato che la presenza assoluta è 25, è una presenza assoluta 25 in singoli giorni. Se prendiamo il denominatore di un giorno che abbiamo messo sotto il 25 e lo portiamo e lo aggiungiamo alla dimensione 25, abbiamo il 26. 26 è il valore proprio dato a Dio, ma che sia il Dio della nostra realtà e che costruisce il mondo in 7 giorni, la prova l'abbiamo quando, per ottenere un anno intero, dobbiamo prendere proprio il numero 26 e moltiplicarlo per quanto concerne un piano a dimensione 7 in un lato e 7 nell'altro.
dimensione in linea, 7 più 7 sono un 14 in linea, e moltiplicando il valore 26 per questo 14 in linea viene esattamente 183, che è mezzo anno. Infatti 183, che consideri i due cicli, quello di avanzamento e quello di chiusura, porta un avanzamento di 183 in 26 settimane. Le altre 26 chiudono e le settimane sono 52, che è il doppio di 26 uguale Dio. Che cosa manca a definire esattamente il valore preciso? È il fatto che quando noi abbiamo 26 quantità che si moltiplicano per 14, o se volete 52 che si moltiplicano per 7, che è la stessa cosa, abbiamo un valore esatto che è 364. Che cosa manca? Mancano le dimensioni unitarie. Ora, la dimensione unitaria 1 è data da 1 su 1, implica due dimensioni, ma quando noi ne valutiamo una sola, la dobbiamo valutare tre volte una sola e fare 364 più 1 e considerare tre anni in cui abbiamo 365 giorni, ma l'ultimo, il quarto, deve compensare la pienezza raggiunta, perché in ogni anno noi abbiamo un valore medio di 0,25 che diventa intero in 4 anni, e dunque ogni 4 anni non avremo più un anno di 364 più 1, ma di 364 più la verità di 1, che è data da 1 su 1, da 2. E quindi 364 più 2, che diventa 366, è la verità dell'ultimo anno. Vedete, tutta questa dimensione, quando andiamo a considerare questo mezzo anno che lo aggiungiamo, che cosa facciamo? Abbiamo tenuto presente quanto è il giorno di riferimento, lo dobbiamo considerare ora solo nella metà dell'anno, ma espresso in questo numero di giorni, e vediamo esattamente quant'è il numero dei giorni, e poi vedremo esattamente quant'è il numero totale che riguarda tutto il valore di carica, è 16 anni. Vedremo la carica del moto 1000, quant'è? È 2000. E allora il totale ci porta in modo tassativo a 2016 più 25 giorni più 183 giorni, ossia più 208 giorni. E poiché il giorno che è nel 2016 riguarda un anno bisestile di 366 giorni, ecco che noi, sommando al 25 i 183 giorni, andiamo esattamente al 26 del mese 7, che è quel 26 per 7 che poi porta a mezzo anno, fatto, come vedete, di giorni che sono 183. Tutto questo, poi abbiamo la sorpresa, che si riferisce in un modo preciso e tassativo alla fine del tempo di una persona precisa. E quando io la riferisco a me, non è perché io voglia fare grande me stesso, ma lo voglio con tutte le mie forze proprio per non farvi mancare questa comunicazione precisa fatta a tutti voi. Tutto quello che voi, secondo fede, avete aspettato che si ripresentasse alla fine del tempo, si è ripresentato esattamente come disse Gesù. Il padrone, quando verrà, farà come il padrone che si presenta di notte per non farsi prima preannunciare ai ladri e scoprire i ladri se hanno mantenuto o no la consegna. Ecco la amara sorpresa che avete voi cristiani, e io pure sono cristiano, è questa: la stessa cattiva
sorte toccata agli ebrei. Gli ebrei si sono aspettati un messia che realmente salvasse il popolo ebraico da Roma, e invece si sono trovati un salvatore trascendente che ha fatto molto di più, ha tolto di mezzo addirittura tutta la realtà della potenza del mondo, tutta la potenza della verità della realtà. Altro che abbattere Roma, ha abbattuto interamente tutta la potenza che sembra impostata sull'universo e sull'uomo che costruisce le cose. Questo ha fatto Gesù. Ha espresso l'apocalisse della realtà, dicendola esatta, vera, nella sua perfezione, ma secondo un maligno che invece di affermare la verità afferma una menzogna. L'uomo vede fatto quello che non è mai fatto, perché Dio, che è onnipotente, lo disfa. Se Dio lo disfa, come volete che l'uomo lo faccia? Può vederlo fatto soltanto se inverte il senso della visione e tutte le cose che sono annullate l'uomo le vede fatte. Solo in questo modo arbitrario l'uomo ha la visione della realtà. Ma è una visione coerente, perché non è falsa. Tutte le relazioni che esistono tra il prima e il poi sono perfette, sono matematiche. Ma una cosa è compiere un calcolo matematico, un'altra cosa è azzerare il calcolo matematico. Dio sta azzerando il calcolo matematico. Lo ha fatto per avere un'idea del mondo e poi lo disfa, ma fa vedere all'uomo una potenza umana e della natura che è solo il frutto di una bugia che l'uomo vede grazie al credito dato a Satana. Vuoi fare come Dio? Disobbediscigli e allora farai come Dio. E infatti, annullando quel Dio che riporta tutto a zero, l'uomo vede una realtà che parte da zero e che sembra che è fatta da lui. Ecco, Gesù questo fece, tolse di mezzo proprio il potere, la forza di verità del mondo reale. Ma si aspettavano gli ebrei un reale salvatore e invece venne un salvatore trascendente. Non lo riconobbero. Aspettavano il Cristo in potenza reale. Ebbene, quando Gesù ha annunciato che sarebbe ritornato e lo ha annunciato ai cristiani, anche i cristiani sono stati posti nella stessa condizione di gente dalla dura cervice di non capire mai la lezione, e nuovamente si sono aspettati un Gesù Cristo ritornato in potenza reale. Ma la potenza reale che vedete qui è satanica, non è divina, è satanica. La divina presenza qui è proprio in chi sembra totalmente impotente, sembra avere potenza zero, come me. Io sembro avere potenza zero, pur in tutta la mia vita, essendo stato onesto, corretto, avendo dato di tutto alla Chiesa e alla gente, non ho assunto alcun credito nemmeno nei confronti di coloro cui ho dato tutto, fino a dover chiudere con un fallimento e cancellare la sorte della mia famiglia. Questo ho voluto fare, dandolo a coloro che lavoravano con me e a tutti quelli che hanno vissuto con me. Dovrei essere portato in palma di mano dal cristianesimo, che considera quando uno si comporta così, ma che vedono in me un impotente, un modesto che non si avvale delle cose che ha per imporsi sugli altri e lascia tutti voi liberi di pensare quello che volete. Non entro potentemente nella mia chiesa, non cerco di influenzare il parroco o gli altri affinché facciano le cose che dico io. Mi comporto proprio come si comporta Dio, che crea il mondo non per regolarlo, ma per consentire a tutti che da se stessi si regolino.
perché è Dio che si mette a servizio dello spirito umano con il suo ordine. Dio ordina a se stesso. Dio è il servo dell'uomo, come lo dimostrò Gesù e come tale si è presentato. Voi cristiani state ancora aspettando che arrivi il ritorno di Cristo, come gli ebrei che lo aspettano ancora la venuta del Messia, ma come per gli ebrei è venuto e non lo hanno riconosciuto in Gesù Cristo, così è venuto in me e non è stato riconosciuto in me. Sarà riconosciuto quando Dio vorrà, lo sarà certamente, ma io oggi ho il dovere con tutte le mie forze di comunicarvi con forza tutto questo, perché se tra di voi esistono persone come minimo curiose che vogliono vedere che cosa io dica per controllarlo, io lascio a queste persone il modo di poterlo fare. Mi rendo conto che parlo a gente che non ha nessuna voglia di prendere in considerazione delle cose che proprio per partito preso o per prima impressione immagina che siano delle sciocchezze. Come si può pensare che il nome indichi qualcosa? Che sciocchezza! E non considerano questi sapienti che se noi possiamo argomentare dei valori ideali attraverso l'uso di parole è perché la nostra mente, in un modo nascosto che si vede solo nella realizzazione reale, computa ogni parola, ogni articolo, ogni preposizione per il valore numerico che ha quella parola. Usa un sistema cabalistico, ma io lo vado a dire, l'uomo vede che invece questa meccanica non si vede, perché si ottiene solo il risultato di trasformare il numero in concetto, e allora non sono capaci di capire che alla base del concetto ci sia un numero. Chi è l'illuso a questo punto? È un uomo che ragiona e non sa nemmeno in che modo ragiona, e quando sente chi glielo dice non ci crede, proprio per partito preso. Le cose trascendenti, quelle vere, non si vedono perché sono la causa delle cose apparenti. E quando noi abbiamo dei valori ideali che capiamo attraverso l'uso di parole, è perché queste parole si aggrappano a dei valori numerici che sono secondo cicli perfetti compiuti, ed è sulla base di questi cicli che poi si capisce tutta la logica. Ebbene, quando consideriamo il ciclo del tempo e vediamo quanto è, e vediamo che esso porta esattamente al 26 di luglio del 2016 e tutte le altre cose straordinarie che sono da vedere, voi tutti non volete in alcun modo far la fatica per capire, perché siete prevenuti in partenza che queste sono sciocchezze, ma io le dico e continuerò a insistere su queste cose, perché quando Dio vorrà, non so tra quanto tempo, tra quanti anni, tra quanti decenni, tra quanti millenni, o che so io, quando Dio vorrà, tutto quello che io dico sarà studiato scrupolosamente, perché queste verità che io vi dimostro non sono secondo idee, sono secondo calcoli. E io vi invito a leggervi le seguenti paginette, perché non ve le leggo io, proprio per non fare un video lunghissimo ancora una volta, ma veramente vi consiglio, fermate il fotogramma e studiatevi le ragioni delle cose che io dico, e poi vi farete un'idea ragionata del perché io ve le dica. Io sono pieno di amore per ciò che è accaduto in me. Io non sono degno di quelle cose che sono accadute in me, ma poiché so che in me è venuto veramente come un ladro il Signore e si è messo nella croce di me stesso, io ve lo devo dire, e passerò quello che rimane della mia vita fino al termine che
ve l'ho detto, è il 26 di luglio del 2016. Passerò questo tempo che mi rimane a battere su questo chiodo, perché queste cose che io dico, se non ve le dico io ora, non ve le dirà mai nessun altro. E di conseguenza io non posso perdere questa occasione che il Signore ha voluto che fosse assunta in me. Non posso. Scusatemi se vi sembro un po' noioso, ma io ho gli impegni più che con voi, con il Signore. Perché se il Signore si è nascosto in me, io ve lo devo far conoscere, lo devo smascherare dal mascheramento che ha assunto come Dio assente in una figura che tutto sembra tranne che questo, proprio perché i valori su cui mi appoggio io non sono quelli del mondo reale, sono quelli del mondo di Dio, e di conseguenza per chi usa i valori del mondo reale io sembro affermare solo no cuofana e fesserie, come si dice nella mia terra natale del napoletano.